Dal 12 al 18 agosto sarà la riserva naturale statale Gola del Furlo la protagonista della nuova tappa del progetto 50x50 Capitale al Quadrato di Pesaro 2024. Un'eccezione alla logica dei 50 comuni derogata in favore di un luogo naturalistico che è un unicum abbracciato da 5 comuni provinciali. È un elemento di originalità, ma quando abbiamo iniziato a costruire il programma dei 50 settimane per 50 comuni, ci siamo resi conto di due cose. La prima è che il Furlo era naturalmente anche per sua connotazione geografica e ricadendo su più comuni, diciamo, oggetto del programma di diversi comuni. E quindi Fermignano, Paragna e altri hanno trattato Natura Fossombrone, naturalmente il tema, il luogo del Furlo nella propria programmazione. E l'altra parte è che nella chiamata che abbiamo fatto alle istituzioni della nostra provincia, il programma e la riserva del Furlo avevano risposto con una programmazione all'altezza di quella di un comune, di un ente comunale specifico che stava lavorando. Quindi abbiamo detto cerchiamo di farci spazio nella programmazione annuale perché merita un focus, quindi non solo più comuni che confluiscono sulla programmazione dell'area del Furlo, ma la stessa riserva del Furlo che si riallarga a portare le proprie istanze dal punto di vista naturalistico, ambientale, culturale, paesaggistico, storico. E quindi diciamo, questa è stata un po' la scintilla che ci ha fatto pensare anche di dedicare uno dei momenti più caldi dell'estate, in luoghi anche più accoglienti e in alcuni casi anche più freschi, e anche in uno dei momenti più vivi dell'anno rispetto all'attività della riserva. E quindi è venuta fuori una settimana veramente originale e che penso prestigerà molto il programma della Capitale della Cultura e soprattutto il senso della natura e della cultura in una luogo che già di per sé, compreso il bacino e la diga, tiene insieme il tema di sostenibilità, patrimonio e tecnica. Il programma dal titolo Territorio di emozioni, i paesaggi della Gola del Furlo, spazierà dall'apertura straordinaria della diga all'incontro con i birder del Furlo, dall'escursionismo all'apicoltura, fino alle specificità culturali del territorio, come quella della tradizione degli scalpellini. Sono rimaste alcune sul territorio come attività artigianali e imprenditoriali, ma la vera attività dello scalpellino come artigiano e scultore è andata persa. Abbiamo ritenuto importante in questa occasione, avendo conosciuto gli ultimi scalpellini del Furlo, raccogliere le loro emozioni, i ricordi per immortalarli anche in alcuni video che abbiamo fatto e attraverso i loro ricordi individuare anche sul territorio le vecchie cave che la natura in qualche modo si è riappropriata, ecco, rimarginando quelle poche ferite che avevano creato, diciamo, ma con attenzione del lavoro di allora.